Possiamo parlare della Stazione Spaziale Internazionale? Oggi il Daily Mail ha pubblicato 3 fotografie dell'incendio che si presume siano state scattate dalla ISS. Tutte e 3 le fotografie sono descritte con foto scattata dalla Stazione Internazionale Spaziale. La ISS si suppone si trovi a 408 km sopra la Terra. Sì, giusto. Ma le fotografie aeree sono sbalorditive, con tutte le mie più profonde compassioni per le persone che stanno soffrendo per gli incendi. Notate che si possono individuare le stradine della città e le case singole. Mi chiedo se è possibile che il teleobiettivo della fotocamera della ISS sia in grado di scattare queste straordinarie fotografie che sembra siano state scattate da un aereo. Comunque, con delle fotografie così ingrandite, perché diavolo la NASA non dimostra facilmente l'esistenza della ISS, dei diversi eventi in tempo reale dove le persone al suolo riprendono la ISS, mentre la ISS nello stesso momento scatta le fotografie di questo suolo e che va a zoomare e a restringere e l'intero processo viene mostrato in tempo reale? Questi eventi in tempo reale sarebbero oro in relazione alle prove per la NASA e sarebbero enormi per università, campi da gioco, chiese, corporazioni, scuole pubbliche, spettacoli aerei. Per quanto riguarda i sostenitori del globo, siete pronti a chiedere ai vostri rappresentanti di governo di condurre questi semplici eventi in tempo reale? Temete veramente che queste fotografie siano state fatte da qualche aereo ad alta quota e che i vostri credo indottrinati siano illusori? La NASA non potrebbe scattare delle fotografie reali di quelle migliaia di satelliti che si suppone sfreccino attorno alla Terra, nello spazio. Forse un astronauta potrebbe prendere quella macchina fotografica con lo zoom e mostrare le incredibili fotografie spaziali, mentre viene mostrato da una GoPro separata che ingrandisce e restringe quello che sarebbe veramente difficile falsificare. Voi che supportate il globo, chiedete che io documenti e dimostri ogni dettaglio della mia sfida al globo con i video a lunghe distanze, ma non chiedete mai la stessa cosa ai vostri governi che vi mentono. Perché? Non avete mai sentito parlare delle armi di distruzione di massa dell'Iraq o dell'incidente nel Golfo del Tonchino? I nostri governi ci mentono. Aiutateci a svelare la verità, chiedete più prove ai vostri governi bugiardi come fate con gli umili terrapianisti come me che non ricevono retribuzioni per il loro lavoro. Grazie di aver guardato.